Ok, allora, in tutto ciò dobbiamo, uno, levare gli occhiali, in cui io spero vivamente, perché io non vedo una mazza, cioè non si può girare così, però. Buongiornissimo caffè a tutti quanti. Oggi finalmente sono qui per registrare il video tanto atteso sulla serie appunto di infermieristica. Ho deciso di iniziare dal primo anno perché nonostante sia quello a me più lontano, mi sembrava giusto insomma riprendere dalle origini. Ci tenevo a fare due o tre premesse prima di iniziare questo video. Non voglio assolutamente che si creino polemiche, non parlerò mai nello specifico, condividerò semplicemente la mia esperienza. Qualora per esempio si dovessero creare commenti sgradevoli, insulti o cose del genere, come mi è capitato in passato, poi è successo quello che è successo, che ho dovuto cancellare i video, leverò proprio la possibilità di mettere commenti sotto questo video. Ci tenevo a fare questa premessa perché non volevo creare polemica inutile. Ho deciso che farò un discorso molto in generale, perché sono resa conto negli anni che ovviamente il corso di infermieristica è diverso per ogni università, è veramente veramente diverso, le materie sono organizzate in maniere diverse, poi magari il concetto è lo stesso. Parlarvi della, diciamo, in specifico, troppo in specifico delle mie materie sarebbe forse, penso, un po' inutile. Ovviamente prima di iniziare il corso di infermieristica c'è da passare il test d'ingresso. Un video riguardante il test d'ingresso lo farò. Una volta appunto entrati in facoltà, che vi siete iscritti, avete pagato la tassa, eccetera, 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 sicuramente l'anno si suddivide in lezioni, esami che possono essere dilatati durante tutto l'anno. Dipende anche questo dall'università, ogni università è diversa, e ovviamente dal tirocinio. Parte della pratica del primo anno è quella parte che determina un po' l'andamento degli studenti, nel senso che magari sei al primo anno, sei giovane, non era la tua prima scelta, devo dire che il tirocinio si vede effettivamente che cosa poi si va a fare, è una parte molto ma molto importante perché tanti mollano dopo che si rendono conto che magari quello non è il posto per loro. Magari tanti altri si ricredono, come per esempio è successo alla fine a me. Io diciamo che sono entrata un po' a scatola chiusa. Mi conosce o chi mi segue da un bel po' di anni lo sa benissimo che la mia prima scelta non era infermieristica 3 anni fa, la prima scelta era medicina. E per fortuna, ovviamente, dopo il primo anno mi sono totalmente innamorata della facoltà, della professione. E quindi sono andata avanti. L'anno tendenzialmente è suddiviso così. Io ho fatto una parte di lezioni, quindi avevo delle lezioni appunto frontali, dovevo andare in presenza in università, poi ovviamente un momento per fare gli esami, anche se ripeto che gli esami, i miei esami erano dilatati durante tutto l'anno, e poi con il tirocinio. Nel primo anno io ho fatto il tirocinio per 2 periodi. Il primo tirocinio che ho fatto ero in cardiologia e nel secondo tirocinio che ho fatto luglio 2018 ero in riabilitazione in questo reparto di cure intermedie. Non è stato un anno semplicissimo, soprattutto anche per la mia vita al di fuori dall'università, però sono stata brava a giostrarmela bene. Cioè, nonostante le mie difficoltà, sono stata abbastanza brava. Potevo fare di meglio? Sicuramente. In questo periodo sicuramente starete tutti, insomma, frequentando le lezioni in questo momento particolare, anche le lezioni online con il Covid in mezzo. Una cosa che davvero vi super super consiglio è studiate sin da subito, organizzatevi sin da subito dal primo giorno, non lasciate passare troppo tempo perché vi ritroverete poi all'improvviso a gennaio e direte ma perché siamo già a gennaio? Io qua non ho ancora studiato una mazza e gli appelli iniziano a gennaio, dopo tendenzialmente la Befana. Un mio consiglio è non fate come me e studiate sin da subito, studiate durante le pause, le ore buche, perché io mi ricordo guardavo che ai tempi, 3 anni fa, quando frequentavo, mi capitava di avere le ore buche, magari il professore era assente. E devo dire che nel bene e nel male ne approfittavo, insomma, per andare a studiare in biblioteca o per mettermi nelle aule studio. Studiavo, ma neanche così tanto esageratamente, ok? Sicuramente potevo fare di meglio. Anche perché, appunto, quando si dice dai propri errori si impara, a tornare indietro sicuramente mi sarei organizzata molto ma molto meglio gli esami. Poi se non avete nemmeno al primo anno magari un metodo di studio
tante volte all'inizio è difficile ingranare, ma vedrete che tanto verrà tutto in maniera naturale, questo ve lo assicuro al 200%. Gli esami tendenzialmente si svolgeranno sia in forma scritta che anche in forma orale. 3 anni fa, ovviamente senza Covid, si faceva tutto in presenza, quindi noi avevamo quasi tutto scritto, a parte 2 materie che avevo, sia la parte scritta che la parte orale. Una cosa importante, che so che c'è, diciamo, una regola di base per tutte le università, ovviamente poi varia il numero di esami, voi entro settembre dovete portare 8 esami fatti. Nella mia università potevo lasciarmi indietro solamente 2 esami per poter passare al secondo anno, passare il tirocinio. Infermieristica è un po' diversa da tutte le altre facoltà. Io, venendo da biologia, mi ricordavo che io avevo un appello ogni mese, quindi circa dai 10 ai 12 appelli all'anno per ogni materia. All'infermieristica non è così, voi avrete un massimo, se non mi sbaglio, di 4 appelli. Non vorrei dirvi una cavolata, ma comunque 4 appelli dilatati in un anno sono pochi, non sono tanti. Quindi è per quello che vi consiglio di non fare come me e saltare gli appelli d'esame. Fateli tutti, cercate di farli tutti. Avete 2 esami che sono vicini, ok? Uno dopo l'altro? Fateli comunque. Troverete il tempo, organizzatevi per appunto studiare 2 materie, lo so che è difficilissimo. Continuare poi a saltare gli esami vi riporta ad avere a giugno e a settembre una marea di roba da fare. Dopo quello voi siete spacciati, perché quando finisce l'anno accademico si fanno i conti. E si vede appunto quanti esami si sono lasciati e purtroppo, diciamo che una cosa abbastanza inusuale rispetto alle altre facoltà, mi viene in mente ingegneria, psicologia, qualsiasi altra facoltà, il fatto di rimanere fuori corso in questa facoltà pesa molto di più, perché se voi perdete l'anno qua dovete ripetere di nuovo il primo anno, e ripetere di nuovo l'anno comunque, perdere un anno è abbastanza tosta, quindi davvero vi consiglio di non perdere anni, state dentro i 3 anni e cercate di finire gli esami il prima possibile. Se è possibile a giugno, portatevi al massimo a settembre 1 materia. Io per esempio ero al pelo, cioè il tirocinio l'avevo fatto, l'avevo passato il primo anno, però mi ero portata 2 materie con la parte orale a settembre. Una l'ho data a settembre, che per fortuna è andata benissimo, l'altra l'ho data a novembre. E tra l'altro prima proprio di iniziare il tirocinio, quindi non vi dico il tirocinio del secondo anno, quindi non vi dico il disagio. Prima date gli esami, meglio è, questo è proprio è un consiglio da amica che vi do. A volte mi chiedete se è possibile lavorare facendo appunto infermieristica, essendo una facoltà dove comunque sia c'è una parte di tirocinio e la parte di tirocinio è obbligatorio. Non è così tanto semplice, perché dovete avere comunque un lavoro flessibile. Il primo anno facevo babysitter, sono riuscita a reggere solo un anno, perché dopo gli anni dopo non sono più riuscita a farlo. Da me c'è gente che assolutamente lavorava anche fino al terzo anno, quindi dipende un po' da voi, da come vi organizzate, se riuscite a reggere determinati ritmi, assolutamente. Devo dire che questi 3 anni me li sono goduti, ma non tantissimo. Avrei potuto forse godermeli un po' di più, forse ero troppo impegnata a pensare al fatto che avevo iniziato l'università tardi, al fatto che le persone che erano in corso con me avevano tanti anni in meno rispetto a me, però sono gli anni dell'università, sono anni che non tornano, e quindi vi consiglio davvero, a qualsiasi età voi iniziate l'università, di godervi questi anni, perché non tornano più. Adesso sono in una fase un po' nostalgica, devo essere sincera. E poi vabbè, il terzo anno è andato in maniera particolare per il Covid, quindi diciamo che non ho nemmeno più potuto vedere i miei compagni di corso. Però devo dire che in 3 anni, diciamo che i legami ci sono stati, sicuramente ci saranno anche al di fuori ovviamente dell'università, insomma ci sono tuttora. Però a tornare indietro, una cosa che avrei fatto sicuramente era di godermi un po' di più questi anni qui. Altro consiglio che vi do spassionatamente, che è legato anche all'organizzazione, è sicuramente il fatto di cercare di studiare anche la sera. Per me questa era una cosa veramente difficile, io facevo davvero fatica, un anno soprattutto lo facevo, ma non lo facevo neanche tanto, devo essere sincera, perché tornavo a casa che ero stanca, facevo la pendolare, non andavo neanche in macchina. Devo dire che dal secondo anno poi ho preso più confidenza con la macchina, perché per forza dovete prendere la confidenza, perché altrimenti con i tirocini è veramente impossibile spostarsi se non siete automuniti. Devo dire che lo studiare prima di andare a lezione, perché tante volte arrivavo prima, e lo studiare anche dopo lezione mi ha fatto parecchio, cioè mi ha aiutato parecchio. Per esempio vi dico una cosa, io il primo anno magari non riuscivo tantissimo a studiare la sera, ok, ad una certa dovevo staccare perché il cervello non funzionava.
durante la preparazione dell'esame di Stato, quindi in questi ultimi mesi, io studiavo meglio la sera. Quindi, vedete, tutti ce la possono fare prima o poi. E non sono assolutamente un genio, ci tengo a dirlo, perché essere iscritti all'infermieristica non serve essere davvero, cioè non serve essere Einstein, veramente non serve. Ci sono certe facoltà, io ripeto sempre, come per esempio ingegneria, che per me chi va in ingegneria deve avere un cervello tanto. L'infermieristica sì, si deve studiare, ma più che studiare si deve essere costanti e ben organizzati. In entrambi i tirocini ci sono anche un po' degli obiettivi da raggiungere e anche delle procedure, diciamo così, che vi faranno e che vi insegneranno, che voi ovviamente dovrete applicare nei tirocini. Nel primo tirocinio tendenzialmente non si fa praticamente quasi nulla, non so se siano cambiate le cose con il Covid onestamente, ma io personalmente, per la mia esperienza, primo tirocinio del primo anno, non, a parte forse rilevazione dei parametri, i geni, non facevo nient'altro. Invece già dal secondo tirocinio del primo anno ho iniziato a fare prelievi, perché li potevo fare, e anche il cateterismo vescicale. In questo periodo particolare con il Covid, tanti ragazzi dell'anno scorso, del primo anno, purtroppo sono stati svantaggiati perché hanno fatto tirocinio penso online, perché appunto non sono andati, non hanno avuto la possibilità di andare in ospedale. Vi dico di non, cioè di stare tranquilli, perché lo so bene che è un periodo veramente difficile, ma sicuramente troveranno una soluzione per farvi andare il reparto così. E niente ragazzuoli, quindi io spero davvero di avervi dato un'infarinatura di tutto. Se volete un qualcosa di più specifico, vi consiglio di contattarmi privatamente, soprattutto magari su Instagram, nelle direct di Instagram, o scrivetemi via mail, tanto appunto la mia mail è sempre linkata appunto nell'info box. E niente, io spero davvero di essere stata esaustiva, di avervi insomma dato un'infarinatura di tutto in generale. Non mi ricordo onestamente che cosa avevo condiviso nel video di 3 anni fa che avevo pubblicato. Sicuramente era stato un po' più organizzato, perché ero fresca da primo anno. Mi dispiace tantissimo, se riuscirò a trovare magari delle clip ve le metterò, ma non, onestamente non so neanche se ho ancora quel video. Però spero comunque di essere stata utile, e mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, non dimenticate di iscrivervi al canale. Seguite insomma questa serie di video che io farò adesso il tempo di organizzare, registrerò anche il secondo anno e il terzo anno e il video appunto sul test ingresso. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Cheers!